ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Sono Nu. Oggi farò una nuova recensione Bonelli Kids, il re dei troll. Come quello dell'altra volta, che era più di 2 settimane fa, forse. Vabbè, adesso vi leggerò le prime 3 righe. Da qualche settimana in città le edicole erano prese d'assalto da bambini e ragazzi. Naturalmente, Zagor, Chico, Martin e Java non facevano eccezione. E avevano trascinato con loro anche Nathan. I nomi di questi bambini sono un omaggio agli eroi dei fumetti della Sergio Bonelli edizione. Adesso vi dirò l'autore, perché me l'ho dimenticato. L'ha scritto Davide Calì e Andrea Paumelis. L'ha illustrato Luca Bertelè, Emanuela Nerolini. Questo libro parla che c'erano ovviamente i bambini che erano andati tutte le edicole, erano andati in tutti affollati alle edicole e avevano comprato le carte, come le carte dei calciatori, solo che le faccio anch'io. Stavo dicendo, hanno comprato delle carte che sono tipo Yu-Gi-Oh!, Pokémon, quelle robe lì, che io non ci gioco, quelle robe lì, ed erano, alcuni dei bambini erano bravissimi, ma c'era una carta rara, si chiamava il re dei troll. Una bambina si è messa a disegnare per fare uno scherzo ai loro amici, che non erano nella stessa scuola, però erano vicini di casa. Loro, gli amichetti la cercarono tutte le edicole delle piazze, la cercarono, alla fine non la trovarono. Poi c'era una bambina che gli disse che era nella loro scuola, nella loro classe, ed era una loro compagna, ed era quella che gli aveva fatto lo scherzo. E quindi, quando la incontrarono, la vedettero con la carta in mano, e quindi era sconvolgente per loro, perché una bambina, tra l'altro, femmina, che aveva le carte, aveva trovato l'unica rara, la carta più rara di tutta la collezione. Quindi, per scambiarla, gli chiedeva 10 carte. Gli proponeva 10 carte. Invece lei non voleva 10 carte, voleva una loro casa sull'albero. Perché nella casa della casa sull'albero dei maschi non potevano entrare le femmine. E loro volevano una casa sull'albero con l'altalena. Così si potevano divertire mentre loro facevano i cavoli loro. Gliel'hanno costruita. Alla fine la bambina ha dato la carta. E secondo voi come ci sono rimasti i bambini? Lo lascio scoprire a voi. Comunque questo libro è bellissimo. C'è anche l'altro libro che ho fatto 2 settimane fa. Penso. Sì. Credo sempre. 2 settimane fa, e comunque mi è venuta voglia di fare anche l'altro. Adesso vi farò vedere un paio di immagini. Allora, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate like,